Ciao e benvenuto in questo riassunto sul libro The Innovator's Dilemma di Clayton M. Christensen, professore di Business Administration alla Harvard Business School. Questo riassunto è in italiano con una leggerissima cadenza veneta. Esistono due tipologie di innovazione, l'innovazione di sostegno e l'innovazione dirompente. Nel primo caso, le aziende si concentrano nel miglioramento delle performance di un prodotto attraverso i feedback ottenuti dal mercato, i clienti. Questo avviene tramite la riduzione dei difetti e l'incremento della produttività. Le innovazioni dirompenti invece hanno performance molto più basse rispetto alle richieste di mercato e hanno anche più difetti e sono più lente. Questi prodotti nascono dall'esigenza di una nicchia che il mercato attuale non riesce a soddisfare. Il dilemma dell'innovatore sta nel fatto che l'innovazione di sostegno soddisfa i bisogni odierni del mercato, mentre l'innovazione dirompente si evolve dalle richieste future dei clienti. Nel breve periodo, seguire un'innovazione di sostegno ha senso, ma alla lunga può far fallire l'azienda. D'altro canto, investire in una nicchia o su un'opportunità non fondata è un nonsense. Eppure molte aziende sono nate proprio da questo principio. Dunque, su quale puntare? Com'è possibile rimanere al passo con le tecnologie dirompenti senza subirne l'impatto devastante? Nel dilemma dell'innovatore vengono illustrati 5 principi fondamentali per rimanere al passo e saltare sulla nuova onda dell'innovazione. 1. La situazione economica è in mano ai consumatori e agli investitori dai quali le aziende dipendono e non viceversa. 2. Un piccolo mercato non è ottimale per una grande azienda, in quanto i costi per penetrarlo non saranno mai inferiori ai ricavi generati. 3. Non si può analizzare un mercato che non esiste, le previsioni sono completamente inutili. 4. I punti di forza di un'azienda definiscono automaticamente i suoi punti di debolezza. 5. Quando una tecnologia avanza, diventa una commodity e quindi la scelta ricadrà unicamente sul prezzo. Questa è la nascita per una tecnologia dirompente. Come abbiamo visto precedentemente, esistono due tipi di cambi tecnologici. Innovazione di sostegno, ovvero migliorare le performance di un prodotto. Queste sono modifiche organizzate e risultano come processi naturali per le grandi aziende. Innovazione dirompente, ovvero che distruggono le performance in modo radicale, facendo fallire le aziende di settore, leader di settore. Sono soluzioni semplici e più accessibili rispetto alla tecnologia precedente. Soddisfano meno bisogni e non sono mainstream. Il grafico che stai vedendo rappresenta le curve ascendenti a S delle tecnologie in un mercato. Fino a quando si rimane nella stessa curva, le aziende possono migliorare progressivamente il prodotto. Con una nuova tecnologia viene creata una nuova curva a S. Le aziende della tecnologia precedente o ci saltano sopra o falliscono. La nuova tecnologia emerge soprattutto quando c'è un eccesso di offerta e una carenza di domanda per la tecnologia precedente, che è già consolidata. Esiste un'altra dinamica basata sulla rete di valore. Include tutti i prodotti e sistemi complementari a quelli di un'azienda. Un hard disk è nella rete di valore che comprende i materiali con cui viene fabbricato, altre componenti dei PC, stampanti, hardware, la formazione, eccetera. Esiste un valore gerarchico dato dal valore che i clienti attribuiscono ai singoli elementi. Queste posizioni determinano la strutturazione delle diverse imprese in base ai costi che devono sostenere e ai loro ricavi. Più la posizione è alta, più il margine è elevato. Un'azienda può partire dalla produzione di piccoli componenti arrivando a produrre cose più complesse e quindi salendo la gerarchia. Il problema è che le innovazioni dirompenti assemblano in modo diverso queste reti di valori, creando una nuova sintesi più semplice ed economica.
Le aziende al top della vecchia gerarchia, se non capiscono il potenziale di una nuova tecnologia, falliscono. Questo perché i costi derivanti dalla posizione nella gerarchia sono determinati da strategie consolidate che risultano impossibili da tagliare. È per questo che una startup parte avvantaggiata.